Nella vita ho fatto tante cose, ma questa mi mancava. Andiamo perché lì non possiamo neanche abbracciarlo. Mario Chiaro, è lui, è Mario Chiaro. Ritrovati, eccoci, ben trovato. Molta preoccupazione e tristezza, maggiormente alle persone che vivono da sole, che vivere da sole è poco facile. Adesso l'ultimo me l'hanno portato la domenica scorsa, però un bel pacco, è stato un bel pacco. A casa gioco facendo il solitario con le carte, e guardo la televisione, mi muovo un poco, faccio un po' di pulizie. E così passo le giornate. Adesso speriamo di poter venire più spesso. Ma io ho chiesto di te, ma hanno detto che... Lo so, ma io sono andato anch'io. Mi danno anche diversi pacchi viveri. Sono tutte persone bellissime, persone speciali. Ti fai comodo, che danno conforto e aiuti. Grazie a voi. Ha bisogno di parlare, di sentire, di sentirsi ancora vivi, dico io. E spesso tanta gente non ci riesce, non è facile perché magari non esce, oppure se esce. Poi in questo periodo, per esempio, io per telefono tanta gente si mette a piangere perché non può uscire. Prima aveva una relazione con il bottegaio di sotto, in questo momento invece sono veramente soli. Forzare a un nuovo modo di collaboriamo. La preoccupazione del progetto, che è stato un lavoro particolare durante la pandemia, è quello di creare delle reti, del ricreare quelle reti non solo con le realtà del quartiere, ma le reti di vicinato, con il medico di base, con il vicino, con il negoziante, che sono una protezione. Effettivamente è possibile. Tutto il lavoro della comunità è proprio anche cercare di il più possibile tenere gli anziani a casa, non solo dagli istituti ma anche e soprattutto dagli ospedali, perché poi l'ospedalizzazione spesso è molto traumatica per gli anziani. Un po' di anziani mi hanno telefonato che ho detto come posso fare? Io perché dice che il loro medico di base... Una realtà che è un po' come una malattia sempre delle nostre società è l'isolamento sociale. E le vite degli anziani dimostrano che le nostre città stanno diventando anonime e c'è una solitudine che è come un filo che può coinvolgere anche situazioni che non sembrano situazioni di bisogno o di necessità. Lasciano fare. Un
voluto tutti la fotografia, cioè lì la fotografia con tutti i sindaci. Invece di parlare un'ora di resistenza, parlare un'ora di vecchiaia. Fargli capire quanto è brutto essere anziani e ragionare ancora un briciolino. Ecco. Questa è la tessera, vedi? Ma mi sembra che non ci sia tanta comprensione. Mi dà l'impressione che la vecchiaia sia un difetto. Però quello che voglio dirle subito, che mi sono tranquillizzata, che sono più serena da quando ho conosciuto questi signori qua. Questo è intanto per te. Ma insomma... È una sciocchezza. È una sciocchezza, ma almeno per Natale non te lo neanche in qualche Ma perché non venite dentro? Perché c'è il Covid. Ho subito schiacciato Giorgio, mio figlio. Allora mi risponde subito, ha paura che mi succeda qualcosa, insomma. Però sono sola, lui lavora, sono occupati, non hanno tempo. Cerco di disturbarli il meno possibile. Adesso abbiamo un momento, non possono anche entrarci negli istituti. Ma che fanno delle cose da mettersi le mani nei capelli? Siamo esseri umani. Io mi sta venendo le sorti, che lo si è tradotto, ma...